Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video insieme a Michael Spampinauto. Ciao Edo. Moto, come stai? Tutto bene? È domenica mattina 10:30, bene. E che cosa stiamo per fare? Stiamo per andare al McDonald's. Oh. New mi ha mandato due mezzi veramente incredibili che adesso vi faccio vedere. E quando me li ha mandati ho detto: ma io che cos'è che posso fare se non prendere Michael, andare al McDonald's, farmi mangiare quella... lo schifo. Che non lo sapevo io. Finisce sempre così. Infatti Michael, quest'oggi ci sono qui queste due bestiole fornite da New. Abbiamo il KQi 3 e il KQi 2, i nuovi monopattini lanciati da New, che è un'azienda che tu dovresti già conoscere, che voi dovreste già conoscere, perché ci lavoro da tantissimi anni ed è la marca dello scooter elettrico con cui io vado sempre in giro in città. Iscrivetevi al canale. Il 30% della gente che guarda i miei video non è iscritta. E io non so, no, mi sembra che tu non vedi l'ora di prendersi una macchina e andare per perché questo. Allora, voglio chiederti una cosa Edo, però, ma vedo due modelli diversi. Sì, ti spiego le differenze, ma soprattutto con quale vuoi cominciare? Quello più potente. Vuoi cominciare con quello più potente tu? Ah, va bene. Voglio spoilerarmelo subito. Va bene. Michael, trattamele bene, perché questi qua sono le Ferrari dei monopattini. Per velocizzare le cose c'è una fantastica applicazione. Ho già configurato tutto a mio nome. Ok. Configurarlo è veramente semplicissimo e bellissimo. Dallo smartphone? Dal telefono, ti connetti in mezzo secondo. Ti fa controllare il funzionamento dei freni, il funzionamento dell'acceleratore. Tutto in modo elettronico e direttamente l'applicazione è super veloce. In particolare ragazzi, per questo modello piccolino ho voluto tenerlo ancora in modalità base, che vi permette di andare a 15 km/h in modalità e-save. Dopo aver fatto 500 metri da quando lo comprate, giusto per farvi abituare un attimo a come funzionano i freni e a come funziona tutto questo gioiellino, vi dà la possibilità di entrare in modalità sport, con la quale ci divertiremo tra un attimo. Da qua al McDonald's sono più di 5 km, è lunga . Devi sapere però che a 15 km/h sulle strade di casa mia qui non sono mai andato. Ovviamente abbiamo i caschi, perché le cose va fatte sempre in sicurezza. Sì, certo. Sembriamo dei coglioni. Sembriamo due mongoli, devo essere sincero. Cioè, tanto a saperlo mettevo la tuta intera. Sarebbe stato figo. Ok, in teoria ho fatto i 500 metri, per cui vado a cliccare una volta e in questo momento sono nella modalità classica. Possiamo divertirci, bro. Vai. Ci vediamo al McDonald's. Andare al McDonald's sicuramente non sarà un problema, perché sul bestione di Michael abbiamo 50 km di autonomia. Però il bestiolino qui è un po' più piccolino, ma tiene testa comunque, perché lui fa 40 km di autonomia. Pronti per la ripartenza? Guarda come lo frego. Attenzione, io non è un ambienza. Visto che, come si vede anche qua, l'asfalto non è che sia proprio il top. E me no, cosa stai combinando? Sto facendo una ripresa di quelle tipo per i filmati delle GoPro. Che belli che siamo. Spero che non mi riconosca nessuno. Ovviamente sulla strada non abbiamo nessun tipo di problema, perché abbiamo il faro posteriore che si illumina quando tu freni normalmente, i catarifrangenti ai lati, e stiamo viaggiando di base a 25 km/h. Sì, così anche tra il terreno un po' rovinato, senza problemi, zig zag, destra sinistra. Ma con tutta la buona volontà, ma io alle 10:30 di domenica mattina mi dovevo alzare per andare al McDonald's. Ma vi pare? Recupera Spampinauto con l'aiuto del piedino. Sto prendendo la scia per adesso. Dai che lo raggiungiamo, raga. Sì, così che lo raggiungiamo. Piedone incredibile. Attenzione, facciamo tutta la rotonda. Attenzione, vedi che questa persona utilizza le sue capacità motorie e muscolari delle gambe. Oh, non vive nel 3000 come noi. Che soddisfazione passarlo. vabbè. Mi dispiace tanto. Mi sono sentito un po' cattivo, sarò onesto. Siamo arrivati, Michael! Sì! Sì! Rotonda, bello aggressivo. Attenzione, completiamo la rotonda in questo modo. Giriamo a destra. Sì, il McDonald's! Sì, così! Che recupero in curva! È sicuro parcheggiarlo qui? È sicuro, bro, ti spiego anche perché. Questa qui è l'applicazione, come vedi è anche la stessa applicazione dalla quale io utilizzo il mio scooter personale. Qui ci sono configurati i nostri monopattini. Okay. In particolare quello che stavi usando te è il 2, per cui vado a cliccare. Mi connetto con il Bluetooth. Dall'applicazione io vado a bloccarti direttamente lo scooter. Prova a muoverlo.
Senti che ti sta in automatico frenando, suona, a me avvisa di qua, e direttamente dall'applicazione posso vedere tutte le statistiche delle guide che ho fatto e anche il log di tutte le volte che l'ho utilizzato. Molto bene, benvenuti al McDrive, come al solito. Ciao, benvenuti alla McDrive, cortina pure. Ciao. Allora, un caffè, un tosse e un'acqua frizzante. Perfetto, grazie. Adesso la domanda solita è: come porto queste cose sul monopattino? Eccoci qua. Ma il caffè com'è che me lo danno, zio? Ho troppa paura di questa cosa. Il caffè è bastardo. Per legge la potete riprendere. Ok. Devo fare causa, non mi dispiace. Ah, non ti preoccupare, censuriamo tutto senza problemi. Signore, non potete perché state riprendendo me e non mi avete fatto la richiesta. Lo sto riprendendo te. Ok. Sì. No, ma è chiarissimo il tuo discorso, ma ci mancherebbe. Sì, grazie. Ma nulla, ripeto. Va bene, Michael, mannaggia te che mi hai fatto prendere il caffè, ci vediamo di là. Incredibile, non è vero che ce la sto facendo. Molto bene, mi sta ustionando la mano, raga. Maledetto Michael. Sì. Michael, brava, impossibile. E invece ce l'ho fatta. Signori, a noi e a voi, se state anche voi mangiando, visto che sono le 14, buon appetito. Molto bene, mangiatina fatta. Il caffè era buono, grazie Edo. Anche io sono soddisfatto. Quindi a questo punto torniamo. Con che cosa vuoi tornare? Con quello piccolo, va bene, con quello piccolo. Bene, accendiamo il nostro monopattino. Oh raga, lo vedo a suo agio sul KQI2. Si torna nella Spampy House. E signori, siamo ufficialmente arrivati anche a questa avventura. Molto bene, quindi allora, caro Michael, visto che ti ho visto particolarmente agile, particolarmente portato su questo 2, e visto che qui sotto nella descrizione anche voi trovate il link con tutte le informazioni, acquisto, codici promo, sconto, cose varie, trovate tutto nella descrizione di questo video, ho deciso che ti faccio una sorpresa. E che questo bestiolino d'ora in poi starà nella tua casa o nel tuo garage e lo potrai utilizzare tutte le volte che vuoi. Perché è ufficialmente tuo, Michael. Se devo cambiargli lo scarico allora. Devi, per dare possibilità di personalizzazione a tutte quelle persone che magari vogliono cambiare la pedana, nella confezione insieme al monopattino viene fornita questa qua, un po' più colorata. Che figo. Che nel caso in cui volessi puoi tranquillamente installare ed utilizzare. Ok, grazie. Nel mio caso invece, visto che dovrò andare in macchina, ovviamente posso smontarli in modo comodo. Qui davanti c'è infatti la leva di sblocco che vado a sollevare e spostare, e a questo punto porto giù il manubrio che si va ad incastrare qui ed è perfettamente pronto per essere caricato. Quindi ragazzi, io spero che anche questo video stupidissimo insieme a Michael Spump in auto e moto, soprattutto stupidissimo, okay, vi sia piaciuto. In tal caso mi raccomando, lasciate mi piace e fatemi sapere con un commentino qui sotto con quale prossimo mezzo dovremmo andare al McDonald's sempre insieme a Michael. Sempre insieme a Michael, ovviamente. Ringrazio New per avermi dato la possibilità di registrare questo video e adios. Yeah.